Una scelta tra le varie M, la divisione M di tutte le vetture, dalla E30 alla E92, è bellissimo, io... Ma non stanno sotto ai 15.000 euro. Questo video ce l'avete chiesto voi ed è stato bene perché noi lo volevamo già fare, l'avevamo preventivato. In un budget che non oltrepassa i 15.000 euro, vuoi sapere quali sono le 5 auto tedesche che scattano da 0 a 100 in meno di 6 secondi? Bene, rimani connesso e scopriamolo insieme. Come possiamo lanciare questa cosa? Number one. Audi S3, prodotta dal 2006 al 2008, 2000 centimetri cubici, 265 cavalli, 4 cilindri, 4x4. Questa strappa l'asfalto. 0-100 in 5.7. Incredibile, il prezzo è uniforme in tutta Europa e quindi in Italia si parte dagli 8.000 euro. Number 5! Restiamo in Germania, Porsche Boxster S986. 3200 di cilindrata, 252 cavalli. Motore centrale. Accelerazione da 0 a 100 in 5.8 secondi. In Europa si trovano a partire da 10.000 euro. In Italia la prima Soto Scout a 12.000 euro. Numero 3, rimanendo sempre in Germania, abbiamo la BMW 335i, un motore da 3 litri in line 6, straight 6. La macchina percorre lo 0 a 100 in 5.2 secondi. Trazione posteriore, coupé. Io consiglio, anche Spadano consiglia, la versione col cambio meccanico, perché il cambio automatico non funziona bene. Su AutoScout la troviamo a partire dai 9.000 euro fino ai 12.000 euro, la versione con il cambio automatico, mentre la più ricercata, la più ambita, la versione a cambio meccanico, la troviamo dai 15.000 euro fino ai 17, ovviamente in Italia, non si sa perché in Italia costano di più. Numero 4! BMW Z4 Coupé E85. 3.0 SI Coupé, trazione posteriore 265 cavalli, due posti secchi, la massa complessiva di 1395 kg, scatta da 0 a 100 in 5.7 secondi. Come guida all'acquisto vi consiglio di prendere il modello equipaggiato con cambio meccanico a 6 rapporti, eviterei assolutamente il cambio automatico, ne ho avuta una tempo fa col cambio automatico ed è proprio per questo che ve la sconsiglio. Sì, è comodo nel traffico, ma se vuoi fare un turno in pista, non appena aumenta la temperatura in generale della vettura, il cambio comincia a dare di matto. Mi ricordo che in accelerazione, uscendo dalle curve, dalla terza, provavo a mettere la quarta e lei buttava dentro la sesta. Era un po' una merda. Il giorno dopo la vendetti e passai a una M3 E46 con cambio meccanico. Chiusa la parentesi, torniamo alla Z4 Coupé, che comunque rimane una macchina bellissima con un motore che consuma poco e ha grandi prestazioni, a me piace molto. Chiaramente la versione con cambio meccanico è più costosa di quella a cambio automatico. Numero 5, Mercedes AMG S55. Motore da 5,4 litri che eroga 500 cavalli. La vettura più veloce della lista, un V8 a trazione posteriore che percorre lo 0-100 in 4.8 secondi. Anche qui in Europa la troviamo a 10.000 euro, mentre in Italia c'è un unico esemplare che costa 14.000 euro. Audi BMW, no? Ah, Porsche, tutte Porsche? Tutte tedesche. Sono tutte tedesche? Tutte tedesche. Che vuol dire? Che sono tedesche? Che la birra fa bene. Ecco perché hai detto Namheiz in Vrenz. Capito perché. Sì. Tutte le macchine della lista di cui abbiamo appena parlato sono alimentate a benzina e sono esclusivamente europee, anzi, sono tutte tedesche. Allora ragazzi, adesso arriva la zona clou del video. Esatto, ecco. Grazie che ci avete seguito finora. Grazie, adesso vi sveleremo finalmente qual è la nostra top 5. Allora, la nostra top... vuoi cominciare tu? Sì, la dico io. La mia top 5 di queste 5 che abbiamo elencato è... Ma guarda che schema, dai, ma... Cioè questa è la... dai, sì, allora al primo non posto... Non si può della... vedere quella... Al primo posto della mia classifica personale la BMW... No! Problemi di connessione, ragazzi, a volte succede. E se volete conoscere la nostra top 5, continuate a seguirci cliccando questo link qui sotto.